Primo collegio docenti del Molise in presenza e in sicurezza. È accaduto a Termoli, all'Istituto Alberghiero Federico di Svevia. All'aperto, docenti distanziati e muniti di mascherina. Soddisfatta la dirigente scolastica Maricetta Chimisso. I collegi a distanza, che se ne dica, impediscono una vera relazione. E quindi era importante, siccome dobbiamo adottare delibere su questioni assai delicate e deve esserci la possibilità di consentire il dibattito, era importante che si facesse in presenza. Domani la Chimisso, insieme ad altri rappresentanti della rete nazionale Istituti Alberghieri, incontrerà il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il confronto servirà a capire meglio come ripartire, per farlo in sicurezza, seguendo le linee guida ministeriali. Noi prenderemo alla lettera tutto quello che c'è nei documenti che stiamo leggendo uno a uno, anche se escono con la velocità della luce. Quello che pensavo nel pomeriggio, riflettendo sulle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, è di compartimentare gli accessi in modo da evitare, cioè da fare in modo che qualora ci fosse un caso positivo si possa anche individuare la porzione di scuola in cui si è sviluppata. Una ripartenza il 14 settembre sulla scia di quanto già fatto con gli esami di Stato, una ripartenza in sicurezza che prevede l'inevitabile coinvolgimento di studenti e genitori. Agli studenti dico di essere saggi, ai genitori dico di essere collaborativi con la scuola e di segnalarci qualunque caso particolare, di vigilare sui figli che possano avere l'influenza e di non mandarli a scuola se non c'è l'influenza, se c'è una febbre superiore a 37,5. Noi come scuola cercheremo di fare in modo che anche chi sta a casa possa tutti i giorni seguire le lezioni. Questo lo faremo attraverso questa scoperta interessante, non dico straordinaria, ma sicuramente potente, che è stata la DAD e oggi didattica integrata a distanza.